di augurio. Vedremo anche i crisantemi, quindi il costume del crisantemo. Vedremo la calla, vedremo il garofano, la rosa, la rosellina e naturalmente anche qualche piccolo animaletto come la coccinella, perché chiaramente che sono quegli animaletti che si vedono sempre per eccoci le fiori. Eccoci di nuovo poi tra voi. Poi nella parte della primavera vedremo le gerbe, la casetta tutta piena di fiori. Vedremo ancora il lindo, il tulipano e quindi anche l'altra stagione, l'estate, con i girasoli, con il grigine, con la dahlia, con il gelsomino, con la settembrina. Ma siamo all'autunno, le violette, l'ilium, il narciso, il ciclamino, la stella di Natale. E poi ancora per arrivare al carro dove oltre a vedere i fiori vediamo anche qualche animaletto tipo l'ape, perché è l'ape, è l'animale per antonomasia che va a posarsi. Ci siamo, ci siamo. Finalmente qui sotto il palco di via Gramsci. Nel frattempo invito tutti a fare la stessa cosa. Bastano signori, i nostri gruppi. Da vedere, no? Un sorriso, un sorriso in internet. Grazie, grazie ragazzi, grazie a tutti voi. Ed ecco l'associazione. Ecco. Venezia, un applauso! Togliersi, togliersi! Togliersi! Dobbiamo riprendere l'associazione. Mi sembra un abito vecchio. Ecco. Non hanno paura, non hanno paura, sanno che bisogna morire. Ecco, non applaudono. Il tema, allora, i fiori in festa, l'associazione Venezia che apre il percorso di stasera. Non sono vicini a noi in questa postazione, che dal colore dei costumi potete cominciare a intravedere quelli che possono essere i tipi di fiori che attraverso il costume si vuole rappresentare. Quindi il primo carro che il porta fiori e come vedete chiaramente pur essendo dall'altra parte c'era Pippo Fiorito. Un'altra cosa importante che vorrei sottolineare è che voi come se evitassero di spingerci poi sarebbe meglio. Per favore, balla.
può maturare e sfruttare nei nostri giardini. Chiaramente il verde delle foglie e il colore bianco del fiore in sé stesso. Ancora un colore viola, ma non è altro che un carofano particolare, vedete, sfumature di viola e di rosa intenso. E poi ci sono dei pezzi, vedete, alle volte delle maniche, sono arricchiti anche con dei bei disegni, vedete, tutti luccicanti tra di loro. E poi una rosa in seno. Massaglia descrive personaggi e vestiti e costumi con dovizie di particolari. Della rosa, di rosa come vuole dire, sono rosse per te e per tutti. In vita le mangiate rose, nella parte bassa un grande vestito, da chi una circonferenza di sentimenti e mezzo, poi vedete anche il complicato, la rosa. Abbiamo Giulia Costanza, che è la piccola primula,
che anticipa, guardate come sorride, già è una prima donna, è Gabriella, Graziella, che dice invece che la sorregge con gli occhi e con lo spirito, per queste frigure, la gonna è ricoperta di fiori indoppiato, il corpetto è composto da un largo cinturone, vedete, ci mancano i pistola a questo cinturone, ma no, è un fiore, Graziella e anche la piccola Giulia, la primula, vedete, i colori ci danno proprio l'idea di quello che è il fiore, la primula. Nel frattempo invito la commissione che giustamente vede passeggiare ci aiuta a gestire il pubblico in modo tale che tutti possano godere di queste bellezze. E grande spalliera, di notare sì. Un ospite. No, prego signora, balli, balli signora. La signora si è coinvolta in mezzo ai nostri spirati. Non fa parte della tematica, ma la aspettiamo. Bene, grande signora, brava. Il figlio. Vada, vada signora, non ci scordiamo. Bellissimo. Grazie. Una donna che è composta di ballo, da grandi bellissimo. Metri che rappresentano il giglio, guardate, vedete, sono bravissimi. Le foglie di color verde, il giglio con quel rosa, con quel fucsia e con le parti in bianco. E poi abbiamo un tulipano, Agrippina Platania, abito di dimensioni ridotte se vogliamo, ha una piccola gabbia formata da 4 petali che formano il tulipano. Francesco e Claudio con gli altri ballerini, bravi! Il gruppo Venezia ogni anno presenta attraverso la scuola di ballo, presenta un gruppo che si trova bravi, la bravissimi. E anche la coreografia e allora naturalmente quelli della scuola di ballo hanno tempo per poter provare assieme anche a persone che non fanno parte della scuola di ballo. Diciamo che questi girasoli, ecco, con questi colori giallo e bianco, chiaramente è un colore così perché devono parlare, mentre i girasoli vediamo anche dopo con i colori importanti. Diciamo i loro nomi, Claudio Di Giovanni, Francesco Pizzale, Francesco Cusmetti, Manuel Franzamento, Orazio Castellano, Federico Compano, Simone Sottino, Martina Spagnato, Rosi Cusmetti, Federica Ramonesia, Agnese Di Coppa, Angela Di Cazza, Sonia Scalia, Mariana Zabalmo e Rosario Baugeni. E adesso invece i due tulipani. Datevi questi due fiori, al maschile e al femminile. Ho detto tulipani. Girasoli. Ma no, mi giravano gli occhi perché io vedevo questo girasole di Melinda e girava. È colpa di Melinda perché Melinda va a girare. Tanto manca Alessandro fa girare, sai. Loro fanno sempre coppia. Un avanti e uno dietro. Un anno sono passati anche con la cordicella legata ai polsi. Io si diceva tu nel cano scappi, e lei, tu nel cano non ti muovi, da sempre. Contenti loro. No, vanno bene. E siamo sempre nel periodo estivo con i girasoli e andiamo al Cligine. Ecco, guardate, il sorriso di Rita D'Amico, il colore. Scusa, di Emanuela Calanda. Brava, ecco. Mi fa piacere che sono attenti. Ma io lo faccio apposta. Per vedere se loro mi sentono, mi capiscono. Brava, Emanuela. Brava. Mi dà un sacco, guarda che effetto con questa piccola stradellina di spalle molto elegante. Anche nel portamento. Cioè, tu sapessi quanto pesano quelle cose lì. Mi ha detto che sono fatti di ferro. E poi mi ha detto, non ce la faccio più, c'hai i gatti sulle spalle. Però lei sorride lo stesso. E la Dalia, eccola la Rita D'Amico. Dice, ma scusa, la Rita D'Amico, dice, ma io sono Dalia, non sono di Krishna, che mi sta dicendo? E eccola là, la Dalia, una con questo Dalia. Bel vestito. E adesso naturalmente ci inchiniamo al Gelsomino di color bianco, questo azzurro del cielo, del mare, questo sorriso, quelle rosse labbra. Perfettamente interpretato da Angela Pedalino. Ma certo, brava, ma io gli ho detto Gelsomino Pedalino, finisce tutto in ino. Però è un vestitone. Non è un vestitino qui. Come vedete la cura e l'attenzione per i costumi è sempre al massimo e la nostra giuria è attenta nella valutazione degli sfilanti. Ed eccola qua, anche la settembrina, Marina La Rosa, ecco. Un sorriso, sorridi. Al naturale, che ne sono tantissime, di questo colore celeste. Settembrina,
e il fiore che indossa Marina la rosa. E adesso passiamo in autunno. Le violette, eccole qua. Abbiamo violette di tutti i tipi, di tutti i colori. Giovanissimi, guardate, il costume è lo stesso, ma cambiano i colori. Anche un 17 mesi abbiamo la piccola Beatrice Miriam Philippe. Amica, stanno sanguleando. A gioia. Cosa pensa? Non ci passa, manco un pagava. Brava, brava. Fatela allora, vedere. Le piccole, oltre a quella di 17 mesi, le piccole giovanissime, le dobbiamo per dire, Carmelo Scaringio, figlio piccolissimo, Beatrice Miriam, l'abbiamo già detto, Ilenia Gioffrida, Sara D'Antoni, Silvia Pichera, Ilenia Scaringi, Graziana Giuffrida, Teresa Sant'Angelo. Molto colore, molto molta allegria. La cosa bella che volevo ricordare al nostro pubblico che insieme ai vestiti unici che sono consigliabili, che stilano in sequenza, ci sono appunto questi piccoli gruppi molto colorati, molto animati, che continuano e portano allegria e gioia. Allora, negli anni 80, anche 80. Balla, sorridi! Dei piccoli, balla, sorridi, balla! Negli anni 90, molto così, poi si sono vissati. Ed è la cosa più bella che potremmo. Il video, questo anche un vestito con questi colori al centro del vestito, la Cristina Maria Garcia indossa contro due segni di vittoria. Lei sta pensando che possa essere il costume di sempre. E nel frattempo possiamo far notare una piccola festa che stava volando tra un fiore e l'altro che deve arrivare nel braccio dell'anima. Un nome che può posarsi sul Narciso, su Patrizia D'Alessandro, l'ape, per la piccola casa, l'ape sul fiore, Alessio, Alessio, ecco, questo sì che è veramente una cosa, applausi, dove vedete, pubblico applaude, questa è una cosa particolarmente un lavoro di preparazione, ma anche apprezzata. Cicolino, il corpo che partecipano e il papà che accompagna. Allora, la nostra Eleonora Marchese, forse con tanti fiori dal palco l'avranno spiegato, dalla parte bassa del suo vestito, a rappresentare che lei è un ciclamino. Ecco, guardate il trucco in faccia, Cino, di verso il pubblico. L'ho sempre detto, curiamo anche il trucco facciale. Un pochino. Per il costume. Le stelle di Natale. Io, ecco. Perdonami Tino, io sono emozionata nel presentare questa stella di Natale. Due stelle di Natale. No, sono formidabili. Questa signorina, anzi questo signorino. Ecco. Ahimè. Guarda che è formidabile Alessandro Leanza, in campo. Guarda Alessandro, che è in grado di competere con belle ragazze, bravo, bravo. Allora, la stella di Natale, diciamo, formato sexy, Lady Soleil, e la stella di Natale in formato normale, Melita Ciancito, ampio costume, le greche, vedete, particolare questo costume, la stella di Natale, naturalmente anche sono le... i costumisti che si sbizzarriscono, perché naturalmente non possono fare un costume che sia simile a un altro. E poi andiamo assieme, Nunzia Santoro rappresenta la siepe che divide i fiori, che divide una parte di un giardino con un'altra. Eccola qua, corpetto in cristal e arricchito da foglie e fiori. E poi la parte finale, il carro che rappresenta i fiori, ma rappresentano anche gli alveari, l'alveare dove le api, e lì c'è la rappresentazione nella parte finale, l'ape che fa posarsi i fiori e attraverso l'alveare producono il dolciere. Qua sopra abbiamo tante api e delle farfalle, l'ape operaia rappresentata da Riccardo Di Vivono, Emanuele Calaciura, Anthony Previtera, per favore di lato, sono Adriana per Calaciura, favore Ornella Milionese, per favore Milionese. E poi abbiamo due api operaia,
e sono al maschile e al femminile, però al maschile e al femminile sono due bellomaccioni. Uno è Piano Sortino, che ha la parte del maschio, e il presidente Carmelo Laudo, che quest'anno ha voluto prendere parte con il suo costume, e anche lui vuole portarsi da fiore in fiore per poter produrre del miele. Nel frattempo si arriva la pioggia di caramelle, dobbiamo ripararci perché sentiamo un bel pezzo. Fanno male, fanno solo allegria e portano sorriso. Come vedete i carri sono sempre fondamentali, perché c'è sempre quel gruppetto che sta sui carri, perché lì c'è la prevalenza, lì c'è la visione. Aia, basta queste caramelle che ci fanno per roccolo o ci vedono un attacco di glicemia. Carnevale di Mister Bianco Mondo in sì, collegatevi, visitateci, veniteci a trovare. Sono le 18 e 50 minuti primi e la nostra prima passeggiata con Residente Carmelo Paolo stavolta ufficialmente da una mezz'oretta, e abbiamo visto soltanto la prima associazione. È passato l'ultimo carro, il carro dell'associazione. Abbiamo visto l'associazione Venezia. Porque llegó, hombre, y la alegría.